Ci troviamo a Piazza Bellini, dove anche oggi, come ogni anno, con grande successo, aiutati anche dal tempo, possiamo dire il mese di dicembre ogni volta è sempre capriccioso, però ci aiuta, chissà come mai il buon Signore ci aiuta. Siamo qui per celebrare la 12ª giornata internazionale del disabile. Ovviamente partecipano tante associazioni di Caltagirone e lo scopo è quello appunto di riuscire a reperire fondi attraverso la solidarietà delle persone con la vendita, diciamo così, più che altro è come una forma di offerta per la cifra, insomma, bassissima per della vendita dei ciclamini. Allora, sono con Pasquale e con il presidente Campisano, ovviamente dell'associazione Ciclamino e presidente Campisano dell'associazione Ciclamino. Allora, innanzitutto la parola al presidente. Allora, presidente, come sta andando? Ma penso abbastanza bene. La gente ci è sempre stata vicina, anche oggi sta manifestando con noi questa iniziativa, con gioia, con un clima estremamente festoso. Il clima ci sta assistendo dal punto di vista meteorologico, quindi siamo soddisfatti pienamente. E diciamo che speriamo ancora di poter continuare nel tempo questa iniziativa, visto che la gente continua a rispondere, continua a starci vicini. Pasquale, allora ovviamente dietro c'è stata sempre, come ogni anno, grande organizzazione, ci sono tante associazioni che stanno partecipando. Che numero di ciclamini abbiamo? Quanti ne abbiamo venduti? Come stanno? Ma quest'anno è un'edizione particolare, perché ci siamo fissati un obiettivo, che è quella della condivisione. Ogni anno i fondi del ricavato del ciclamino sono stati destinati per mantenere in vita l'associazione, sempre per portare avanti l'obiettivo della sensibilizzazione e l'abbattimento delle barriere del pregiudizio e le barriere architettoniche. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso, perché parte del ricavato del ciclamino sarà tramutato in buoni spesa, per dare un segnale che i diversamente abili, sicuramente non visti come un costo sociale ma come una risorsa, riescono a fare qualcosa per la società. Ovviamente c'è, dicevo, anche la partecipazione di altre associazioni come l'associazione Sportivamente e altri, no? Sì, stamani abbiamo, come ogni anno, abbiamo sempre le associazioni che sono molto sensibili, molto vicine a noi, dove seguono anche i ragazzi diversamente abili nello sport, nel perseguimento di tutte le iniziative che noi facciamo. Abbiamo stamattina la Croce Rossa Italiana che ci sistematicamente ci sostiene, abbiamo l'associazione Sportivamente che, come dicevo prima, si occupa sempre della diversabilità. Quindi, che dire, manca l'associazione il Centro Equestre per impegni di concorsi fuori sede, quindi però ogni anno, sempre in ogni caso, manteniamo in vita questa giornata. Celebriamo la giornata internazionale del disabile con altre cooperative sociali che assistono i ragazzi diversamente abili, Arco Iris e Azzurra, due cooperative sociali che stanno animando la giornata. Quindi un grazie di cuore a tutti, grazie alla solidarietà dei calatini, perché quando in una giornata così ci spingono, ci spronano a continuare, che devo dire, sono veramente contento e siamo entusiasti di questo evento. Presidente, ovviamente anche lei vuole ringraziare, penso, qualcuno, anche tutti i collaboratori volontari, ricordiamolo, che stanno contribuendo. Hanno venduto i biglietti in prevendita, oggi sono qua, che da stamattina stanno dando i ciclamini, no? Sì, sì, ringrazio un po' tutti quelli che già da anni ci collaborano, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, spero che ancora ne venga molta gente. Ringrazio chiaramente le cooperative che hanno collaborato con noi, sia per animare la giornata e sia per manifestare con la loro presenza quanto l'impegno nei confronti della disabilità deve essere sempre costante e mantenuto nel tempo. Anche l'associazione Sportivamente, l'abbiamo detto con il presidente e con Pasquale Platania, sta partecipando a questa giornata come ogni anno. L'associazione Sportivamente è anche un settore dedicato ai ragazzi giovani diversamente abili. Oggi è qui, sta facendo vedere un po' quello che di solito fate di routine voi come associazione. Sì, noi ormai partecipiamo quasi sempre a questa festa che è molto importante. I nostri ragazzi ormai partecipano in tutta Italia e anche in tutto il mondo. Noi con i ragazzi diversamente abili facciamo diverse attività, il calcio, il tennis, il nuoto,
l'atletica e il basket. Per giorno 5 siamo stati invitati da un'associazione di Niscemi per la giornata del disabile. Ora questa domenica siamo stati invitati dal Ciclamino a partecipare, a dare una mano, un contributo, e siamo contentissimi di essere qua. Noi diciamo, siamo un'associazione che operiamo a 360 gradi con i disabili e non. Abbiamo una scuola tennis con 70 bambini che partecipano ai vari tornei, ai vari campionati. Abbiamo, fra poco abbiamo alcuni ragazzi che parteciperanno al torneo internazionale a Bari e al torneo internazionale a Roma e Lemon Ball. Poi con i ragazzini diversamente abili stiamo partecipando a diversi tornei, tornei di tennis, tornei di basket, riguardanti lo Special Olympics. Lo Special Olympics è un'attività che viene praticata in tutto il mondo con circa 2 milioni di atleti. E diciamo veramente che è un'attività che ci vede coinvolti ormai dal 2007, partecipando alle varie, ai vari campionati nazionali. Ai vari campionati nazionali. E visto che diciamo, oggi siamo qui, colgo l'occasione anche per fare gli auguri di Natale naturalmente a tutti i calatini e a tutti questi ragazzi che sono veramente meravigliosi. Associazioni Arcoiris e Azzurro ogni anno partecipano a questa importante manifestazione nel segno della solidarietà e della, del quale significato? Noi come ogni anno abbiamo partecipato alla festa del Ciclamino per aiutare alla costruzione della loro iniziativa dell'agriturismo. Quest'anno invece sappiamo con la nostra animazione che contribuiremo a fare la spesa alle famiglie indigenti. Siamo felici di essere qua, spero che tutta la gente potrà comprare il Ciclamino per favorire questa iniziativa di Pasquale, in maniera tale che si possa contribuire a fare questa grande offerta di spesa. Ovviamente voi come associazioni contribuite sempre nel segno della solidarietà a vari eventi, perché capite quanto è importante lavorare sul disagio e quindi contribuire nella solidarietà. Oggi dicevi appunto per quanto riguarda i viveri di famiglie bisognose, voi come associazioni contribuite anche in altre occasioni, in questo caso oggi cosa state facendo? Niente, stiamo portando la nostra animazione per far sì che la cittadinanza possa essere vicina a noi per la raccolta di questi fondi, per questi alimenti, per questa, in un momento così delicato come quello di quest'anno. Ovviamente sta continuando il grande lavoro importante di integrazione che sta facendo il CARA di Mineo, questo ne è un altro esempio, e anche comunque in sé il campionato sta sortendo belli effetti e buoni effetti nei confronti dei ragazzi. Oggi però è un derby importante. Ma simboleggia, diciamo, il momento di oggi, l'incontro certamente tra la popolazione locale e gli ospiti del CARA. Le attività di integrazione, diciamo, sono un punto di eccellenza all'attività che svolgiamo all'interno della struttura, e in questo siamo supportati certamente al meglio dal Consorzio dei Comuni e in maniera particolare dal Comune di Mineo con il suo sindaco Anna Loisi. Continuano a crearsi delle opportunità, delle occasioni che mettono in connessione il sentimento di speranza degli ospiti e l'esperienza di umana solidarietà della popolazione locale. Presidente, quanto è importante una giornata come questa, certamente di festa per i ragazzi che sono entusiasti ma che ovviamente stanno affrontando anche un campionato importante grazie ai vostri sforzi. Sì, sì, in effetti oggi è una giornata veramente importante. Vedere giocare i ragazzi del CARA e i ragazzi di Mineo mi entusiasma in maniera particolare, perché io in fondo li rappresento entrambi, sia nella qualità di sindaco del comune di Mineo sia nella qualità di presidente del consorzio Calatino Terra d'Accoglienza. E quale miglior modo se non lo sport possa essere il motivo di forte integrazione? Ed oggi veramente possiamo dire che è una vittoria. Noi abbiamo già vinto, abbiamo vinto contro l'indifferenza, contro ogni forma di razzismo, e a vincere è veramente l'integrazione. Oggi una grande, grande vittoria. Presidente e sindaco, a questo punto ci aspettiamo un pareggio, no? Da parte sua. Mi auspico di sì, ma comunque è giusto che nello sport ci sia comunque un vincitore. Per me è giusto che vinca il migliore, e quindi la squadra più brava. Il presidente della squadra di Mineo. Allora, innanzitutto, quanto è importante questa giornata per i ragazzi della squadra di Mineo? Sicuramente è una giornata importantissima, perché c'è un confronto con dei ragazzi che vengono da lontano, hanno bisogno di solidarietà, divertirsi, svagare e tutto. Speriamo che sia una bellissima giornata, soprattutto solo sullo sport e il divertimento, per l'inserimento nel
assieme. Va? Quindi loro hanno praticamente innanzitutto capito qual è il senso, quindi l'integrazione con questi ragazzi che già conoscono, hanno avuto modo di conoscere. Sicuramente sì, solo questo, l'integrazione con i ragazzi, farli sentire come noi e divertirsi assieme. Importante avvenimento di calcio questo pomeriggio, un derby con la squadra di Mineo e la squadra del Cara di Mineo da te allenato insieme al tuo, a Giuseppe appunto. Come mai questo evento? Ah, questo evento diciamo è stato deciso dalla terza categoria, dal calendario della terza categoria. Siamo qui, siamo contenti di essere qui, intanto di essere in terza categoria e di aver messo qualcosa oltre l'integrazione, diciamo, al di fuori del campo, del centro d'accoglienza che è il Cara di Mineo. Con quale spirito si sono preparati, ragazzi? Ma loro con il solito spirito, perché diciamo non sentono la rivalità con nessuno, hanno voglia di divertirsi e soltanto questo. Fino ad ora avevamo conosciuto circa 2 settimane fa la squadra e erano andati bene, come sono andati? Domenica scorsa abbiamo perso a San Pietro Clarenza con la Clarentina. Diciamo, incontriamo il solito ambiente che ancora risultano un po' chiusi all'integrazione, ma cerchiamo di, come si dice in inglese, step by step, passo dopo passo cercheremo di aprirci a loro, sì. Accanto a te abbiamo un giocatore presente. Sì, lui è Kanté Mustafà, il centrocampista della nostra squadra e niente, ha 5 mesi che è qui al Cara di Mineo. È un ragazzo giovane del 95 e ha tante speranze e tanta volontà davanti. What do you think about your future? Yes, we hope to be professional footballers one day. We are looking forward to the future and hope one day we'll make it up to the bigger teams. Niente, lui dice un giorno gli piacerebbe essere un giocatore professionista e magari di giocare in un top club, di un grande club, sì. Continuano anche quest'anno gli incontri organizzati dall'AIRPROS presso gli istituti scolastici di Gran Michele. Sicurezza e rischi stradali è il tema dell'incontro che si è svolto lo scorso lunedì presso la scuola media facente parte dell'istituto comprensivo Galileo Gallei Mazzini di Gran Michele. L'incontro è stato tenuto dall'esperto di sicurezza stradale Agostino Raia, con la particolare presenza del comandante della stazione dei carabinieri di Gran Michele. L'incontro, grazie all'ausilio di video e testimonianze, intende sensibilizzare i ragazzi ai rischi causati dal non rispetto delle norme del codice della strada, sia a livello penale e sia a livello di propria vita. Ai nostri microfoni la dirigente dell'istituto scolastico comprensivo e l'esperto di sicurezza stradale. Allora, noi nel nostro piano dell'offerta formativa ogni anno programmiamo delle attività di educazione stradale. Accettiamo ben volentieri questa collaborazione con le associazioni che ci aiutano a parlare di sicurezza stradale ai nostri giovani che molte volte non sono molto attenti, sono un po' spericolati. Quindi cerchiamo in tutti i modi di aiutarli nella loro crescita di giovani un po' spensierati. Fa parte questo progetto del progetto più ampio di legalità che la nostra scuola porta avanti ogni anno e che cerchiamo di realizzare nel migliore dei modi con i giovani. Questo è il secondo incontro con i ragazzi del plesso Giandritto, già c'è stato un altro incontro con gli alunni del plesso centrale, abbiamo avuto un incontro per quanto riguarda la prevenzione dell'alcol e della droga e continueremo anche con altre attività che riguardano le istituzioni dello Stato. La scuola incontrerà le istituzioni, quindi incontreremo il sindaco, incontreremo i deputati regionali e se è possibile anche gli onorevoli del Parlamento.
perché è giusto che i nostri ragazzi conoscano queste realtà e cerchino di attuare le regole del corretto cittadino, del corretto cittadino di Gran Michele italiano. L'associazione AIRPROS di Gran Michele con Teo Giagostino Raia, esperto di educazione stradale, sempre pronta a questa serie di iniziative rivolte ai ragazzi degli istituti? Sì, assolutamente sì. Intanto ringrazio il dirigente scolastico per averci dato la possibilità anche quest'anno per incontrare i ragazzi. La sicurezza stradale è un valore assoluto, visto il trend nazionale dove ogni anno muoiono sulle nostre strade circa 3.650 persone, quindi siamo obbligati ad intervenire per poter salvare i nostri ragazzi, anche perché il protocollo siglato 2010-2020 con i paesi dell'Unione Europea ha imposto a tutti gli Stati membri di abbassare ancora di più il tasso di incidenti stradali, quindi per cercare di ridurre i feriti e le vittime della strada. Noi quest'anno partiamo con il progetto nelle scuole di Gran Michele, ma estendibile anche alle scuole del Calatino, proprio per cercare di sensibilizzare ancora di più i ragazzi sui comportamenti, ma anche ai ragazzi che possono fare da cassa di risonanza verso le persone più adulte, e come un sistema di coinvolgimento totale per quanto riguarda il rispetto delle regole del codice della strada. Siamo obbligati a fare questo perché abbiamo a cuore veramente le nostre generazioni.